a tutti. La lunga attesa alla quale vi siete sottoposti e per la quale vi ringrazio testimonia già da sola la necessità di questo incontro e il fatto naturale, questo incontro che naturalmente ha bisogno che si evitino gli schiamazzi e le tifoserie fin dal principio e dal primo momento, se vogliamo corrispondere alla natura di una festa che si chiama dell'unità, e questa parola ha un significato, e al bisogno che il Partito Democratico sente di confrontarsi con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. E credo che sappiamo tutti che questo incontro non farà cambiare idea sul sì e sul no ai suoi due protagonisti che mi affiancano, ma forse ci aiuterà a cambiare il clima e anche il linguaggio del confronto sul referendum costituzionale tra posizioni diverse che si collocano entrambe nel campo democratico e nel campo del centro-sinistra, superando quindi il dileggio, la caricatura personale, le allusioni ai partigiani veri e non veri. Questo significa che forse questa sera procederemo un pochino all'antica, nel senso che non avremo applausometro, non avremo televoto, non dovrete contarvi se non con il vostro cuore e con il vostro cervello. Immagino che come il sottoscritto ce ne siano altri in questa vasta platea che non hanno ancora deciso come voteranno al referendum, del quale peraltro non conosciamo ancora la data. Ebbene, se pensate che tutti abbiano già deciso in Italia, forse avete, come dire, sbagliato la vostra percezione della realtà, e forse invece lo sforzo che sta dietro a questo incontro è proprio quello di recuperare lo stile e il linguaggio del confronto politico alto, che è un modo di manifestare rispetto ai padri costituenti sul cui testo si propongono cospicue modifiche nel referendum, e se permettete anche alla generazione dei combattenti per la libertà, cioè di quei ventenni che all'epoca non si accontentarono di aspettare che arrivassero gli alleati a liberarci, ma per riscattare l'onore di questo paese decisero di rischiare la loro vita in prima persona. Dunque è anche, e ho davvero finito questo già troppo lungo pistolotto, è anche un confronto tra generazioni. Non so se sia un confronto fra passato e futuro, non lo so, lo vedremo, ma di certo insomma parla l'anagrafe. Matteo Renzi è nato 30 anni dopo la liberazione, nel 1975, a 41 anni, fa il segretario del Partito Democratico e fa il presidente del Consiglio dei Ministri all'età di 41 anni. Carlos Muraglia, di anni ne ha più del doppio, ne ha 93, è nato nel 1923 e all'età di 20 anni si arruolava volontario nel Corpo Italiano di Liberazione e successivamente nella 8ª Armata della Divisione Cremona. Oggi è il presidente nazionale dell'ANPI, dopo aver fatto l'avvocato, il parlamentare e il membro del CSM. Io adesso passo alle ragioni nell'ordine del no e alle ragioni del sì, 10 minuti a testa. Ma c'è soltanto, scusate la lunghezza, un'ultimissima cosa che mi viene da dire, siccome mi ricordo
che tra le altre cose che ha fatto Carlo Muraglia è stato anche nel collegio degli avvocati di parte civile dei parenti delle vittime di Reggio Emilia nel luglio 1960, la strage del luglio 1960. Io non posso passare sotto silenzio il fatto che in questa regione ieri notte un lavoratore impegnato in una vertenza sindacale, Abdelsalam Ahmed Heldalf, 53 anni, 5 figli, ha perduto la vita nel corso di questo suo impegno. E quindi io credo che tutti insieme vogliamo elevare il nostro compianto. Le ragioni del no, Carlos Muraglia, prego. Una premessa. Ho accettato l'invito a questo confronto perché l'ho considerato un invito positivo e perché ho considerato che questa poteva essere l'occasione per dare un esempio di civiltà, che cioè si può partire da idee diverse in questo momento, ma confrontarsi non con i toni esasperati che certe volte si danno anche nelle campagne elettorali o referendarie, ma con toni di civiltà, ognuno esponendo la propria idea, perché la mia convinzione è che il referendum, come il momento in cui si vota, sia il momento più alto della vita democratica di un paese, quello in cui si dà finalmente la parola a quello che è chiamato nell'articolo 1 della Costituzione il popolo sovrano. Bisogna aver rispetto di questo momento e bisogna affrontarlo facendo in modo che il popolo sovrano sia in grado di esprimersi con libertà, con cognizione di causa e sapendo che dalle sue decisioni dipende in qualche modo un pezzo del futuro del paese. Questo è l'animo con cui io accetto questo confronto e dico con un'altra premessa: perché l'animo? Perché siamo qui, come io sono qui come presidente della Società Nazionale Partigiani d'Italia? Qualche giornale malevolmente ogni tanto scrive, ma che c'entra? Allora a questi devo ricordare che l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia è un'associazione che ha una tradizione enorme di valori, si rifà alla Resistenza e si rifà alla Costituzione. Una sentenza del Tribunale Militare di Verona, nella quale in un procedimento per una strage compiuta dai tedeschi e dai fascisti, nel quale l'ANPI si era costituita parte civile e naturalmente la difesa si era opposta, il Tribunale di Verona ammette la costituzione di parte civile dell'ANPI considerandola assolutamente legittimata con la motivazione che l'ANPI è l'erede universale e successore a pieno titolo dei valori portati dalla Resistenza. Questo è il punto fondamentale che rende vana la conta che viene fatta da alcuni tipi di giornali. Quanti sono ancora i partigiani vivi, quanti sono sugli iscritti, quelli che invece sono di altra età e così via, come se questo fosse il problema di un'associazione che si rifà a quei valori. Noi riteniamo che nell'ANPI ci siamo assunti il compito di mettere insieme più generazioni nel nome dei valori della Resistenza e della Costituzione e di batterci perché questi valori vengano non solo cresciuti, fatti vivere nel popolo, ma vengono anche aumentati nella considerazione e nel rispetto. Questo è un punto fondamentale perché spiega perché poi noi ci schieriamo in una questione come questa. Perché il nostro statuto dice all'articolo 2 che tra gli obiettivi fondamentali dell'ANPI c'è quello di difendere e chiedere l'attuazione della Costituzione con una frase significativa, nello spirito con cui la votarono i legislatori costituenti. Quando dunque noi riteniamo che vi sia non una modifica, che è sempre ammissibile, lo dice l'articolo 138 della Costituzione, che si può revisionare la Costituzione e aggiornarla, ma quando c'è qualche cosa che stravolge quello spirito, noi ci sentiamo obbligati, è un nostro dovere nei confronti di coloro che hanno combattuto per la libertà, quello di schierarci a difesa della Costituzione.
E ribadisco ancora una volta, l'ho già detto mille volte, che noi abbiamo solo questo obiettivo. Secondo noi sarebbe un danno per il paese se passasse questa riforma, e dunque ci battiamo perché non passi. Non abbiamo altro obiettivo che difendere dalla Costituzione, da quello che noi riteniamo uno stravolgimento. Non ci riguarda, non dico non ci interessa, ma nemmeno ci riguarda la questione del governo e del Presidente del Consiglio. Non siamo qui in questa campagna elettorale per decidere quello che potrà decidere domani e sempre il Parlamento. Il governo cade in ogni paese quando non ha più la fiducia del Parlamento, non quando lo decide questa o quell'associazione o questo o quel referendum. E allora, con questa premessa, vengo a seguire il filo del nostro ragionamento. Che cosa hanno voluto i legislatori costituenti quando hanno dettato questa Costituzione, che non sarà forse la più bella del mondo, come talora si dice, ma che è certamente una delle più avanzate del mondo? Una Costituzione molto progredita e fatta per durare nel tempo. Che cosa hanno voluto? Che davvero hanno scritto nell'articolo 1 che fosse il popolo sovrano a governare il paese. Che cioè, secondo quello che dicevano gli Ateniesi 491 anni prima di Cristo, il governo fosse di molti e non di pochi, e che il governo appartenesse in qualche modo, appartenesse, come dice la Costituzione, al popolo, che naturalmente non può esercitare il potere in forma assembleare e quindi lo esercita attraverso la forma parlamentare. La Costituente ha scelto quindi che i cittadini potessero esprimere liberamente il loro voto, esercitare quindi la loro sovranità popolare, e ha deciso che la espressione di questa volontà si realizzasse attraverso due Camere, le quali rappresentassero un insieme di pesi e di contrappesi. E questa è stata la loro volontà. Il cittadino è rappresentato quindi da due Camere che in qualche modo li rappresentano e che in qualche modo si equilibrano fra loro. Se ad un certo punto si arriva alla convinzione che questo bicameralismo perfetto ha bisogno di essere aggiornato, perché anche la perfezione ha qualche suo difetto possibile, bene lo si faccia. E noi siamo da sempre del parere che lo si può e lo si deve fare. Quello che è stato un grave errore, non solo di questo governo, ma anche dei governi precedenti, è stato di quello di prenderla troppo alla larga. Perché per fare quello che si doveva e voleva, e cioè aggiustare questo ping pong, come lo chiamano, tra Camera e Senato, facendo in modo di semplificare e accelerare, lo si poteva fare in una settimana. E invece si è cominciato sotto altri governi a costituire commissioni di saggi del Presidente della Repubblica, poi commissioni di saggi dei Presidenti del Parlamento e del Governo, poi a mettere in discussione perfino l'articolo 131, che è la chiave di 38, che è la chiave di volta, in modo cioè di riformare la Costituzione. Si sono persi due anni per fare una cosa che non serviva, che si poteva fare in poco tempo, e per farla, secondo il mio parere, male. Male perché? Facciamo 15, dai, poi non ti preoccupare, è giusto che tutti possano ascoltare il Presidente. Nella sostanza abbiamo dei tempi, quindi se uno sfora una prima volta poi diminuirà dopo, nel complesso non è la cosa più importante questa. Dobbiamo chiarirci le idee. Quello che è avvenuto, e la ragione per la quale noi riteniamo che questa riforma non vada bene, è perché non si creano più due Camere, anche se formalmente ci sono. Una di queste viene ridotta quasi allo zero, per varie ragioni. Prima di tutto perché di colpo gli vengono tagliati 200 componenti. Si dice, ma perché vogliamo diminuire il numero dei parlamentari? E io rispondo, sì, se si vuole diminuire il numero dei parlamentari si fa un'operazione proporzionale, tanti della Camera e tanti del Senato. E invece
si lascia la Camera intatta e poi il Senato vengono meno 200. Già questo lo mette in una condizione di inferiorità, perché quando faranno le leggi insieme, perché ce ne sono alcune per le quali si dice che devono farle insieme, ci saranno 630 contro 100. E ovviamente, se poi 100 fossero quelli della Camera alta, cioè particolarmente specializzati, particolarmente consistenti, eletti dal popolo e così via, si potrebbe anche rassegnarsi. Ma la verità è che questi senatori vengono eletti non dal popolo ma dai consigli regionali. Quei consigli regionali che nel contesto generale ricevono una sorta di disapprovazione, perché nella legge sul Senato si riduce in qualche modo lo stipendio dei consiglieri regionali e poi si dice che non dovranno più esserci dei contributi ai gruppi consigliari, che certo si sono comportati male, ma si aumentino i controlli, ma non si tolga il modo di funzionare dei gruppi. E comunque, se si sono comportati male e si ha sfiducia, gli si fa addirittura nominare i senatori. Mi sembra una contraddizione in termini che non è accettabile. Mi fermo qui e poi proseguiremo. Grazie a Carlo Smuraglia, la cui parola chiave mi sembra sia stata stravolgimento. Intervento importante sulla seconda parte della Costituzione, quella sull'ordinamento del nostro Stato. Sono più di 40 gli articoli che vengono in qualche modo modificati. Sentiamo le ragioni del sì da Matteo Renzi. Anch'io aggiungo una premessa ringraziando Carlo Smuraglia per aver accolto l'invito del Partito Democratico e ringraziando il PD bolognese per averlo organizzato. Se lei fischia perché ha accettato l'invito è messo male, glielo dico con affetto. Allora, vorrei che noi accogliessimo il merito della discussione. E il merito della discussione è il seguente, io me lo sono segnato qui. Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per superamento del bicameralismo paritario. 2. Riduzione del numero dei parlamentari. 3. Il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni. 4. La soppressione del CNEL. 5. La revisione del titolo quinto, peraltro modificato dal centro-sinistra nel 2001. Questo è il referendum. Sono d'accordo con Smuraglia, non c'è il governo, non c'è la legge elettorale, non c'è nessun altro argomento in discussione. Sono tutti temi importanti, gli altri, che riguardano un altro confronto. Quello che noi riteniamo come Partito Democratico un atto legittimo, ma che ci ha fatto dispiacere, per cui l'abbiamo detto e abbiamo invitato il Presidente dell'ANPI per parlarne, è che proprio perché pensiamo che l'ANPI sia il punto di riferimento più forte di alcuni valori nei quali tutti noi ci riconosciamo, proprio per questi motivi avremmo immaginato che anche dentro l'ANPI si fosse potuto dare cittadinanza a opinioni diverse. Ma fermi, noi rispettiamo le decisioni legittimamente assunte dall'ANPI. Quello che vorremmo che fosse rispettata è la verità dei fatti. Presidente Smuraglia, sono d'accordo con te. La revisione dell'articolo 138 della Costituzione, così come è stata proposta, era per me un gigantesco errore. Ma te lo dico qui, Presidente Smuraglia, non è un errore di questo governo, è l'errore del governo precedente a cui noi abbiamo posto rimedio utilizzando perfettamente le procedure e le modalità dell'articolo 138 come uscito dai lavori della Costituente. In altri termini, cosa dice la Costituzione? Che c'è soltanto un articolo che non può essere, a cui non si può, diciamo, permettere la revisione ex articolo 138. È quello della forma repubblicana dello Stato. Tutto il resto, compreso il bicameralismo paritario, si può discutere.
E allora qui si entra nel campo delle possibilità. Io ho una mia opinione, che può darsi non sia condivisa. La mia opinione è che questo paese sia un paese che abbia avuto nel corso degli ultimi 70 anni un eccesso di politici e un difetto di politica con la P maiuscola. Abbia avuto un sistema istituzionale barocco che ha portato, anche in virtù del bicameralismo paritario, che io non chiamo perfetto, 63 governi in 70 anni, e che ha portato, lo dico con molta chiarezza, chi ama i lavori della Costituente, perché io come primo atto da sindaco di Firenze mi sono iscritto all'AMPI e l'11 agosto del 2009, ricordando l'11 agosto del 44 e la Martinella a Firenze, l'intera giunta si è iscritta all'AMPI, quindi da questo punto di vista io sento certi valori come casa mia, almeno come gli altri. Voglio dirvi con molta franchezza che chi ha seguito il dibattito sul bicameralismo paritario sa che nella DC, né il PC volevano il bicameralismo paritario. E questo fatto è un fatto molto importante. Ti segnalo che il proporzionale in questo paese viene ripristinato con la legge elettorale che tu contesti, che si chiama Italicum. Poi si può discutere se sia giusto o no. No, ragazzi, se volete parlare di legge elettorale lo facciamo, però io adoro questa occasione di confronto che ci ha dato Smuraglia per poter eliminare uno per uno le falsità che vengono dette sulla riforma. Il 138, come è stato detto oggi, non è stato toccato dal governo che io ho l'onore di presiedere, e il bicameralismo paritario, e vado rapidissimo a chiudere, il bicameralismo paritario non esiste in nessun altro paese, soltanto in tre paesi dell'Unione Europea. Ragazzi, non è un problema. Veramente, prego i nostri di stare assurdo che ci siano queste interruzioni. Anche perché avremo modo di controllare. Questo è facile. Non esiste in Germania. In Francia c'è il Senato, viene eletto dalle comunità territoriali. In Germania le due camere, addirittura in Germania si vota per regioni e non si vota sulla base dell'appartenenza ai partiti. C'è un sistema che ha allo stesso modo una doppia funzione. Ma quello che voglio dirvi è che questo dibattito può vedere d'accordo o non d'accordo. Io penso che sia più rappresentativo se facciamo la Camera delle Autonomie Territoriali, che ci sia il sindaco di Bologna o il presidente della regione Emilia Romagna a rappresentare il proprio territorio. E penso che non sia un disvalore la riduzione del numero dei parlamentari. Ma se Smuraglia ci chiama al confronto su come hanno funzionato i consigli regionali, Smuraglia lo sa bene, è stato anche presidente di un consiglio regionale importante, quello della Lombardia, accetto questo confronto, accetto questo dibattito, tant'è vero che noi proponiamo di modificare il titolo quinto che il centro-sinistra aveva votato. Il centro-sinistra, sulla base di un provvedimento voluto dal governo Gabi, il primo firmatario della riforma del 2001 è Massimo D'Alema, presidente del Consiglio. E lo dico perché oggi qualcuno dice che il governo non può votare, che il governo non può fare le proposte di riforma costituzionale. Chi lo dice deve ricordarsi che il Parlamento ha già votato, Smuraglia lo sa perché ne faceva parte, ha già votato l'8 marzo del 2001 il provvedimento di legge che veniva a modificare la Costituzione sulla base di una richiesta del governo, ed era per una maggioranza molto ristretta. Ma c'è un punto che è il punto finale. Ma fuori da qui ce ne rendiamo conto di come sta andando il mondo? No, perché qui costantemente mi sento dire che il rischio è la riduzione degli spazi democratici. Amici e compagni, la riduzione degli spazi democratici non è oggi in Italia, un paese in cui il vicepresidente della Camera si permette di dire che noi siamo come il Cile, anzi lui dice il Venezuela perché fa un po' di confusione, di Pinochet. La riduzione degli spazi democratici non è in un paese che ha, grazie ai partigiani, la libertà e la democrazia. Mi sarebbe piaciuto sentire dall'AMPI parole più chiare, le stesse che ha avuto del tutto legittimamente sulla riforma. Mi sarebbe piaciuto sentire parole più chiare quando la settimana scorsa uno che si chiama Grandi, nome, nome,
nomen. Dalla Gazzetta di Lucca ha detto che il traditore Matteo Renzi andrebbe messo al muro e fucilato, è il biografo di Almirante. Non ho sentito una parola a difesa del Presidente del Consiglio. Non ho sentito una parola a difesa dell'evento di Ventotene. Amici e compagni, ritroviamo le ragioni del dialogo. Si può votare sì, si può votare no, ma dire che è in gioco la democrazia è una presa in giro nei confronti degli italiani. Ho voluto cronometrare dopo quanti minuti avrebbe pronunciato il nome di Massimo D'Alema, ne sono passati 9 circa. Negli ultimi tempi, diciamo. È la tua presenza che me lo rende così affascinante. La mia? Questa me la spiegherà alla fine del dibattito. Le mie relazioni con D'Alema sono piuttosto così, indirette, scarse. Volevo a questo punto, proseguendo, dare il diritto di replica a Smuraglia. Dopo avremo una fase di domande e risposte, ma abbiamo previsto appunto dei momenti di replica agli interventi introduttivi. Prego Smuraglia. La replica è questa: non basta leggere il titolo della legge, bisogna guardare che cosa c'è dentro la legge. E questa legge, per chi non lo sapesse ancora, basta guardare come dice, come definisce la procedura per l'elezione dei senatori. Bene, c'è un articolo secondo il quale i consiglieri regionali eleggono i senatori non si sa come perché c'è una frase che dice in conformità della volontà popolare. Ora mi si deve spiegare cosa vuol dire che il popolo si è già espresso prima e allora i consiglieri regionali confermano, ratificano, cosa fa? Oppure si esprimerà dopo, oppure non significa niente. E infatti non significa niente, perché poco dopo c'è scritto che le modalità precise saranno dettate con una legge che è indicata come legge ordinaria. Allora io vi dico, voi siete chiamati a rispondere a un quesito su una legge non sapendo come saranno eletti i senatori. Niente di meno. La seconda osservazione che vi faccio è una domanda. Ritenete possibile che i consiglieri regionali e i sindaci vadano a fare i senatori facendo ancora il loro mestiere? Voi sapete che c'è una legge secondo la quale i docenti universitari, se vengono eletti al Parlamento, devono andare in aspettativa, perché non si può fare il doppio mestiere. In questo caso invece il consigliere regionale, eletto senatore, fa il senatore a mezzo tempo, come dicono in Toscana. E non si sa come potrà farlo, perché il lavoro parlamentare è un lavoro, se fatto bene, difficile e serio, che presuppone non soltanto partecipare a qualche votazione, ma vuol dire studiarsi le leggi, sapere di cosa si discute e come si farà quando c'è una norma che dice che c'è un obbligo di partecipare alle sedute parlamentari, se contemporaneamente c'è la seduta del Consiglio regionale o la seduta del Consiglio comunale. Chiaramente è un'assurdità che si è compiuta e su questa assurdità siete chiamati ad esprimervi, e non mi pare poco, perché riguarda il funzionamento delle istituzioni e riguarda il fatto di come c'è un'altra cosa. Si è detto che, fra altre cose, c'è nel titolo anche una semplificazione. Beh, una semplificazione per ora c'è nell'articolo 70 l'indicazione che le Camere decidono le leggi. Adesso l'articolo 70 diventa due pagine, perché ci sono otto sistemi modulati in cui si vota. In alcuni casi si vota insieme e non ho ben capito ancora come un'assemblea di 1000 persone dovrebbe fare le leggi insieme.
talvolta dette insieme, altre volte dicendo da entrambe le camere, non so, credo che voglia dire la stessa cosa, ma non lo so. Altre volte invece è il Senato che può chiedere di esaminare una legge, hai dei tempi, altre volte è la Camera che chiede il parere del Senato e poi deciderà in modo definitivo, cioè c'è un insieme di procedure che a mio parere complicano il procedimento invece che alleggerirlo. Quindi avremo un Senato svirilizzato perché ha meno componenti, perché ha dei componenti non elettivi ed eletti in un modo non si sa come, e perché ancora non si conoscono bene, non si capiscono le modalità con cui potrà svolgere la sua funzione. Grazie Smuraglia. Io mi chiedo se si senta un filo quel signore che col vocione si illude di mettere in difficoltà il vecchio avvocato interrompendo. Controreplica, Matteo Renzi, sui punti. Sulle domande. Il sistema per cui il Senato e la Camera sono composti in modo diverso, una Camera alta e una Camera bassa, e solo la Camera dei deputati dalla fiducia, è un sistema che già esiste negli altri paesi europei. È evidente che questo provoca un cambiamento dell'articolo 70, che quindi dovrà disciplinare in modo diverso. Prima Camera e Senato fanno la stessa cosa e quindi le procedure sono le stesse. Adesso è evidente che cambia, e nel cambiare, sia detto con grande rispetto, è evidente che il sindaco o il consigliere regione, il presidente della regione, il sindaco di Bologna, il presidente della regione, fanno di lavoro il sindaco e il presidente della regione. Ma così come una volta alla settimana vengono a Roma a fare la conferenza dei presidenti delle regioni, a fare la conferenza degli incontri dell'ANCI, trovano nel Senato un ruolo più forte, perché il Senato non fa più quello che faceva prima, si semplifica, si rende più agile e più semplice il paese con una sola Camera, e il Senato diventa il luogo nel quale le istanze di tutti vengono messe insieme. Non è difficile, è chiaro che scelgono i cittadini, ed è chiaro che, guardate, non parliamo del PD, non parliamo del PD. Ho l'impressione che neanche Matteo Renzi si faccia particolarmente intimidire volevo rassicurarla sul fatto che io vado a casa volentieri, non stasera che devo andare a Bratislava, quanto all'andare a casa rispetto al governo. Siccome io ho letto la Costituzione che lei vuole difendere, le segnalo che c'è, finché, come ha detto peraltro Smuraglia, al quale probabilmente crede più che a me, c'è una procedura molto semplice: finché c'è la fiducia del Parlamento io rimango a cercare di servire al meglio il mio paese, con buona pace di lei e di quelli che interrompono. Le sia detto con grande affetto benvenuta alla festa dell'unità. Allora, vediamo di andare nel merito della sostanza. Il punto centrale è che questo meccanismo è un meccanismo che non soltanto è semplice da raccontare e che è lo stesso che è previsto in altri paesi come la Francia o come la Germania, che proprio in civili non mi sembra, ma lo dico con grande rispetto e affetto verso tanti di voi. È la proposta elettorale che nell'ordine Achille Occhetto nel 94, Romano Prodi nel 96, Massimo D'Alema nel 98, l'Ulivo, l'Unione, come a un certo punto ci siamo chiamati anche GAD, se ti ricordi, poi ci siamo accorti di Grande Alleanza Democratica, poi è diventato l'Unione. Tutti i nostri partiti, andati a riguardarlo, hanno sempre proposto il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e la creazione di un meccanismo più semplice. C'è una cosa in più. La cosa che sempre proponevamo e che noi non abbiamo fatto è quella dell'indicazione diretta del Presidente del Consiglio. Cioè, il nostro paese è il paese che disciplina i poteri del Premier e li fa meno significativi di tutti gli altri. Per questo motivo, sia la Commissione De Mita-Iotti che la Commissione D'Alema, che la riforma Berlusconi, tutte e tre queste riforme, avevano previsto di ampliare i poteri del Premier. Noi abbiamo detto di no, e non cambia niente su questo. Finisco. Presidente Smuraglia, io credo una cosa. Credo che se il sindaco e il presidente della regione rappresentano la propria territorio nel proprio territorio nella Camera delle Autonomie, questo non sia un vulnus democratico. Certo, sarebbe stato bello vedere
l'approvazione nel testo perfettamente scritto dai professori che noi abbiamo portato in discussione, perché vorrei ricordare come è andato. Abbiamo preso un testo, lo abbiamo mandato in tutte le università italiane, abbiamo fatto dei convegni, campagna di ascolto di 2 mesi del governo, abbiamo ricevuto le controdeduzioni e l'abbiamo messo in Parlamento. Sapete quante modifiche sono state fatte in Parlamento? 121 per 84 milioni e 700 mila emendamenti. C'è un punto fondamentale, che dopo queste 121 modifiche qualche professore ritiene che lo stile non sia perfetto. Può darsi, ma dopo 30 anni di commissioni andate a vuoto, io sono convinto che sia arrivato il momento di decidere e di non ritornare da capo, perché se si ritorna da capo l'Italia ha perso un'occasione. Allora, lasciatemi a questo punto scivolare nel domanda e risposta anche un po' più sul giornalistico e chiedere un'impressione a Carlos Muraglia sul Matteo Renzi che ha ascoltato qui questa sera, perché noi ce lo ricordiamo da Fabio Fazio al TG1, nell'aula del Senato lungo tutto il primo semestre del 2016, ripetere nettamente: se io perdessi il referendum me ne andrei a casa, lascerei la politica, sto citando tra virgolette, o cambio il paese o cambio mestiere, è uno slogan che ha suggerito a un direttore di giornale. Stasera invece ci ha detto: finché io ho la fiducia del Parlamento resto. Io noto una diversità. Qualcuno ha parlato dopo l'estate o dopo le elezioni amministrative o dopo le raccomandazioni di Napolitano, ciascuno si inventi la sua, di un Matteo Renzi più umile, più prudente, più unitario. Lei che impressione ne ha tratto? Io ho l'impressione che ad un certo punto ci si sia resi conto che la posizione che si era assunta in un primo momento era una posizione pericolosa. Cioè, se io mi gioco tutto... No, scusi, ma per colpa... Mi ha interrotto un ragazzo là di fianco e non ho sentito che cosa dire. Ho detto che a un certo punto ci si è resi conto che era una posizione un po' pericolosa, quella originaria. Perché, racconto un aneddoto, una volta al Consiglio Superiore della Magistratura io ho detto: ma io sono disposto a rimanere qui fino anche tutto il mese di agosto se è necessario. E un mio vicino di destra mi ha detto: Carlo, e se dicono di sì? E qualcuno deve aver detto al Presidente: stai attento, stai perché attento, se poi il referendum va male ti tocca andare via davvero. Allora si è cambiato. Allora si è cambiato rotta. E rispetto a questo, la pressione è diventata un'altra, non direttamente dal Presidente e dal Segretario del Partito Democratico, ma da altre fonti. Hanno cominciato la Confindustria a dire che sarebbe successo il finimondo se avesse vinto il no. Ieri lo ha detto anche l'ambasciatore americano. Oggi lo ha accennato in qualche modo un'altra presidente del Consiglio di un paese straniero. Oggi ci stanno dicendo una cosa diversa. Non c'è il rischio che vada via Renzi, c'è il rischio che invece l'Italia precipiti nella catastrofe. E non ho capito francamente perché. Perché nel 2006 è stato bocciato un referendum promosso da Berlusconi, l'ha perso, abbiamo vinto il referendum e Berlusconi è rimasto al suo posto. Non è successo niente, il paese è rimasto quello che era. Quindi diciamo prudenza, però lei ha, mi rivolgo adesso al Presidente Renzi, come dire, gli ha offerto una buona sponda dicendo: qui non c'entra nulla la sorte del governo, e subito ha aggiunto anche Matteo Renzi: qui non c'entra niente la legge elettorale, è un altro argomento. Sono in pochi in Italia a sostenere che siano poi così disgiunti l'argomento riforma della Costituzione, legge elettorale.
tant'è vero che la domanda diretta che vorrei rivolgerle è se ci potrà essere un nuovo disegno di legge governativo sulla legge elettorale, visto che lo stesso presidente Napolitano emerito l'ha sollecitata a svolgere una funzione come primo ministro e come segretario del partito di maggioranza relativa per modificare l'Italicum. L'Italicum non è frutto di un disegno di legge governativo. Il primo firmatario, mi spiace essere un po' pedante e pignolo, ma il primo firmatario è un deputato di Forza Italia, si chiama Sisto. E quindi non è un disegno che nasce dal governo, ma nasce alla luce di un accordo istituzionale definito Patto del Nazareno, che i maldipancisti per un anno hanno detto essere il frutto segreto dell'accordo tra Renzi e Berlusconi. E hanno detto tutti che sotto sotto c'era qualcosa e che Renzi aveva promesso a Berlusconi il Presidente della Repubblica per poi fargli dalla grazia. Quando poi è accaduto, e io continuavo a dire, guardate che c'è soltanto la legge elettorale e la riforma costituzionale, c'è il Senato, e tutti a dirmi, sì sì, lo vedremo, noi siamo un paese di complottisti, a noi ci ha cresciuto Aldo Biscardi anziché crescerci i grandi valori democratici. In questo scenario, quando nel gennaio del 2015 il Partito Democratico, di cui sono orgoglioso di far parte, con un'operazione perfetta, all'unanimità o quasi, ha scelto un galantuomo che si chiama Sergio Mattarella per fare il Presidente della Repubblica, tutti si sono accorti che non c'era nessun patto segreto nel patto del Nazareno. E a quel punto hanno iniziato a dire, però le riforme non si fanno a maggioranza. Ma come? Prima ho fatto l'accordo, c'è qualcosa di nascosto segreto nel tuo intrallazzo con Berlusconi. Poi dimostriamo che non è così, ma bisogna farle a maggioranza. Caro Gad, io non so se la domanda è c'è un disegno di legge governativo, e io ho risposto siccome non c'era quello di prima non ce ne può essere un altro. Alla risposta esplicita, no, perché vado alla risposta, il governo, la riforma Renzi-Boschi, questa è quella della Costituzione, perché ha un primo firmatario che è il Presidente del Consiglio e un secondo firmatario che è il Ministro delle Riforme, però questo lo prescrive la Costituzione, perché quelli che la vogliono difendere bisogna che la leggano, cioè non è che è una nostra intuizione, come lo chiamiamo, Giuseppino, Carlotta, la Costituzione prevede questo, i regolamenti parlamentari anche. Quindi non ci sarà la legge elettorale, sono due cose diverse. Certo. Quindi la riforma costituzionale che prende il nome Renzi Boschi perché è presentata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro competente è inemendabile, anzi ve la dico di più, se non passa, del tutto legittimo come ha detto Smuraglia, non è che poi ne passa un'altra e si fa come ha detto Smuraglia in una settimana, perché per fare una riforma costituzionale occorrono giustamente, Mengo ci abbia messo 2 anni e mezzo andando di corsa, quindi magari vi piace restare con questa riforma, con questa legge costituzionale qui, compreso nella parte di CNEL e del bicameralismo, ma se si deve cambiare si cambia. Vengo alla legge elettorale, che è la domanda giornalistica. Tu hai citato Napolitano, che insieme ad altri, ma perché? Visto che c'è una disponibilità delle altre forze politiche, almeno teorica, a cambiare la legge elettorale, il PD non fa uno sforzo e va incontro a questa proposta. Io ve lo dico con molta franchezza, vi parlo con il cuore in mano, a me questa cosa un po' costa. Non sarei onesto se non ti dicessi così, perché ritengo l'Italicum una ottima legge elettorale, perché è copiata dal modello dei sindaci. Merola vince al secondo turno, come io ho vinto al secondo turno, e al secondo turno vanno a votare in meno, ma è il sindaco di tutti i bolognesi, perché la legge prevede questo e vale per Renzi e valeva per Renzi a Firenze. Allora che cosa faremo? Così diamo anche la notizia giornalistica. Il PD è davvero pronto a discutere, come qualcuno dice, Gad, i collegi. Tu sai, non so se Smuraglia è d'accordo, che molti di noi sui collegi sono sempre stati disponibili. Il vecchio modello della legge Mattarella che il PD nel 2013 bocciò in una mozione, allora segreteria Epifani. Può esserci un modello diverso, però
la responsabilità di dire di sì, noi ce la prendiamo. C'è un punto, per essere chiari. Io dico voglio vedere le carte. E allora da qui, a quelli che vogliono cambiare la legge elettorale, che stanno fuori la coalizione, mi riferisco a SEL, a Forza Italia, a Grillo, chi mi sono scordato? La Lega, scusate. Mi ero scordato la Lega. E non mi ricordo chi altro, mi sono dimenticato delle dei Fratelli d'Italia. Io dico, se avete delle proposte sulle quali siete disponibili a discutere, noi ci siamo. Ma non ci prendiamo in giro. Il referendum costituzionale non tocca nessun peso e contrappeso. Riduce le poltrone, non riduce gli spazi di democrazia. È una cosa ben diversa. Do subito la parola a Smuraglia. Ma vorrei ricordare che Napolitano, e non solo lui, è andato esplicitamente più in là, mettendo in dubbio che, visto il nuovo assetto del sistema politico italiano, regga ancora la formula del ballottaggio del secondo turno. Sì, c'è chi dubita del ballottaggio, però poi chiedo scusa, Smuraglia magari si prende più tempo perché ho risposto due volte, ma io penso che non si possa aver paura del ballottaggio, perché il ballottaggio fa votare gli elettori, e quindi chi ha paura degli elettori ha paura della democrazia. E io credo che nessuno di noi abbia paura della democrazia, e se c'è un uomo in Italia che non ha paura della democrazia, quest'uomo è Giorgio Napolitano, grazie al quale il paese è stato salvato. Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano. Detto questo, si può cambiare il ballottaggio? Si può mettere i collegi? Si può dare un premio di maggioranza più grande o meno grande? A me, sinceramente, non interessa entrare nel merito, perché siamo disposti a parlare con tutti a una condizione. A un PD una proposta dovremmo farla o no? No, perdonate, è inutile fare battute su questo, perché il PD, di fronte a una legge elettorale dichiarata incostituzionale e con un proprio deputato in sciopero della fame, si è preso la responsabilità di far approvare una legge elettorale per dare al Parlamento quindi la proposta del PD resta l'Italicum. Guarda, io capisco che tu sia alla caccia di un titolo come altri sono alla caccia di un Pokémon, però devi farmela spiegare. Ti dico, se le forze dell'opposizione che hanno gridato al fascismo, che hanno gridato alla fine della democrazia, perché si è messo il ballottaggio, che vorrebbe dire che tutti i sindaci sono antidemocratici, hanno delle proposte vere, cioè se per favore, quando ha gridato... Sì, no, ma per carità, poi ripeto, Smuraglia recupera. Le vorrei segnalare, con grande rispetto per la sua storia e per il suo fazzoletto, che le liste bloccate erano previste da una legge chiamata Porcellum, che sono state cancellate dalla Corte Costituzionale. In questo paese, con l'Italicum, le liste non sono bloccate, ma c'è una cosa che a qualcuno piace e a qualcuno no, si chiama voto di preferenza. Non sono liste bloccate, è una cosa diversa, ragazzi. Fermiamoci qua. Voleva dire qualcosa anche Smuraglia sulla legge elettorale, mi pare. Se voleste, avere la gentilezza di ascoltare. Elettorale, se siamo un momento tranquilli, perché si può parlare anche di questo con tranquillità. Ho un'idea del tutto diversa. Credo che la legge elettorale sia profondamente collegata con la riforma del Senato. Prima mi vorrei togliere un piccolo dubbio, cioè non riesco a capire perché Renzi parla di poltrone come la legge quando si tratta di Senato, ma quelle della Camera non sono poltrone. Quando si parla di abolire le poltrone si tolgono 200 senatori, ma i deputati rimangono 630. Se si vogliono togliere poltrone, togliamone un po' dappertutto, se no vuol dire che c'è un disegno dietro. E il disegno adesso? Qual è il disegno dietro? Buoni, qual è il disegno che c'è dietro? Un disegno autoritario? Un disegno oligarchico? Che disegno c'è? Il disegno, a mia scusa, per cortesia, uno può pensarla come vuole, ma vi chiedo di non fischiare il presidente dell'Ampia alla festa dell'Unità, per un atto di rispetto naturale nei confronti del presidente. Fatelo parlare e fategli dire quello che pensa. Per me fischiate pure, ma io parlo lo stesso, non mi ha tolto mai la parola nessuno. Comunque, quindi non c'è dubbio. Io non vorrei che qualche mio collega giornalista
percepisse da questo annuncio che ci sono state contestazioni o fischi al presidente dell'ANPI, che mi pare goda qui di grande rispetto da parte di tutti noi. Io sono poco interessato a tutto il parlare che si fa in questo momento sulla modifica della legge elettorale. Quando ho preso in considerazione la riforma del Senato, non ho dimenticato di dare un'occhiata anche alla legge elettorale, quella che si stava elaborando e quella che oggi c'è, perché parliamoci chiaro, noi abbiamo una legge elettorale che è stata promulgata come legge della Repubblica, è entrata in vigore il 1 luglio del 2016. Stiamo a questo fatto, poi quello che verrà prima, dopo il referendum, non lo so, non mi interessa. Oggi c'è questa legge elettorale che secondo me riguarda molto anche la riforma del Senato. Perché? Perché questa legge elettorale prevede un premio di maggioranza in virtù del quale chi supera la soglia del 40% si prende 340 senatori in più e acquista la maggioranza assoluta alla Camera. Allora, a questo punto, il dubbio che viene è: ma se si verifica questo e se chi ha vinto, il partito che ha vinto, perché finora di quello si parla, non di una coalizione, ma di un partito che vince, diventa padrone della Camera e non ha un Senato come contrappeso, la cosa è doppiamente grave. Questo è il punto fondamentale. Se poi aggiungo un'altra cosa, vorrei pregare a tutti di leggere l'articolo 2 della legge elettorale, dove è scritto che chi si candida a governare il paese, con una bruttissima espressione secondo me, perché non ci si candida a governare, ci si candida a fare l'interesse del paese, ma comunque chi si candida a governare il paese deve indicare il programma e il nome del capo del partito a cui fa riferimento, che sarebbe quello che in caso di vittoria, di premio di maggioranza, sarebbe praticamente il leader designato, che invece secondo la Costituzione deve essere designato dal Presidente della Repubblica. Questa personalizzazione di un partito che vince tutto e di un capo che è capo di quel partito e così via, senza i contrappesi del Senato, a me spaventa, mi preoccupa. Questo è il punto essenziale. Ok, io sì, però c'è una domandina poi per il primo ministro, anzi per il segretario. Nel merito, così chiariamo perché abbiamo delle idee diverse. La legge elettorale Italicum si applica solo per la Camera e non c'entra niente con il Senato. Primo punto, come dato di fatto. Seguo il ragionamento di Smuraglia e dico: ma perché non avete diminuito i deputati? Presidente Smuraglia, con tutto il rispetto e l'affetto, ma lei, tu pensi che sia stata una cosa semplice fare quello che per anni si è soltanto promesso e poi non si è realizzato? Io non ho memoria di tuoi atti parlamentari quando hai fatto per tre legislature il senatore, in cui hai proposto di dimezzare il numero dei deputati. Evidentemente non era semplice. Ho però memoria di un fatto che voglio dire con molta franchezza. Quando sei stato eletto, prima col PDS, nel 92 e nel 94 e poi con l'Ulivo nel 96, in tutti e tre i programmi elettorali il tuo partito proponeva esplicitamente di rendere chiaro il nome del candidato premier. Lo proponevate, attenzione, perché bisogna mettersi d'accordo su questo. Io credo che sia giusto che si affermi la Repubblica parlamentare com'è e non l'abbiamo modificata. Allora smettiamola con la storia di un Presidente del Consiglio non eletto da nessuno, perché se la Costituzione non prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, almeno smettete di utilizzare questo argomento, che mi permetterete è un falso argomento per chi crede alla Repubblica parlamentare. A proposito di argomenti da sgombrare, ce n'è uno di natura, diciamo così, casalinga all'interno di una festa del Partito Democratico. Del resto io mi sento partecipe, sono nell'Assemblea Nazionale, sono stato tra i 45 del Comitato Promotore, ma quando, mi scuserà se torno su quella citazione, ma è giusto che eventualmente anche lei la chiarisca, se perdo non è che vado a casa, smetto di fare politica, dell'8 maggio da Fabio Fazio, eccetera. A quel punto uno
che desiderava che lei smettesse di fare il segretario del Partito Democratico, e ce ne sono, ne abbiamo sentito anche qualcuno questa sera, diceva ho la scorciatoia, non occorre aspettare il congresso, le primarie, basta che vinca il no al referendum, e lui l'ha detto, cambia mestiere, lascia la politica, eccetera. Sgombriamo il campo da questo argomento, non esiste più dopo l'estate questo argomento. Io ho detto una cosa molto semplice, questa frase non ha un copyright di un direttore, ma l'ho detta fin da quando mi sono candidato a Firenze nel 2008, figurati. Io ho pensato che quella frase fosse un atto di responsabilità. Nei mesi estivi, praticamente tutto il PD mi ha chiesto non di tornare sui miei passi, che è una cosa diversa, ma di cancellare questo argomento, di non parlarne più. Mi ha detto: Matteo, puoi cortesemente smettere di affrontare questo argomento che sta oscurando il tema del dibattito referendario costituzionale? Io vi dico la mia. Io credo negli italiani. E gli italiani posti di fronte al quesito, avendo l'occasione storica dopo 30 anni di cambiare il paese, tanti italiani che non mi sopportano, che vogliono mandarmi a casa, che preferiscono avere al potere Grillo o Salvini, perché per essere chiari, fuori dal PD non è che ci sono la rivoluzione proletaria e la sinistra socialista mondiale, c'è la destra di Salvini o la destra di Grillo. Bene, a questo punto io non ho mai detto, questo argomento per me io lo tolgo dal tavolo, non mi hai più sentito parlare di questo argomento e con sommo scorno di tanti amici continuerò a non parlarne, perché quello che penso che sia giusto fare lo tengo per me, quello che sia penso giusto dire, penso che sia giusto dirlo con forza, questa riforma dà all'Italia la possibilità di essere più agile, più veloce, è un mondo che cambia a una velocità impressionante, non possiamo star dietro a barocchismi che non difendono la democrazia, ma difendono le rendite di posizione. Ho una domanda per Carlo Smuraglia, che riguarda anch'essa di nuovo il Partito Democratico. Mi è venuta in mente leggendo, confesso che non lo sapevo, non me lo ricordavo, che un grande Partito Democratico italiano a suo tempo diede libertà di scelta ai suoi elettori su un referendum piuttosto importantuccio. Mi riferisco alla Democrazia Cristiana, il cui segretario all'epoca si chiamava Alcide De Gasperi, il quale, dopo aver fatto anche un congresso nel febbraio del 1946, annunciò che la Democrazia Cristiana sul referendum monarchia-repubblica dava libertà di scelta ai suoi elettori. Ora, questo significa che non è obbligatorio, mi direte, nel caso di una legge che hai promosso, sulla quale hai posto delle fiducia e quant'altro, è diverso. Ma un partito può anche decidere di astenersi, come ha fatto il PD sulle trivelle, oppure di lasciare libertà di voto. Voi come ampi avete scelto di assumere una posizione che è quella del no. Vi augurereste, vi sareste augurati che il Partito Democratico lasciasse libertà di scelta, lasci libertà di scelta tra il sì e il no ai suoi elettori? A me quello che decide il Partito Democratico è un suo diritto, non ci entro e non mi permetto di entrarci. È una cosa che lo riguarda. Noi abbiamo fatto una scelta diversa per quella ragione che ho detto all'inizio, perché ci riteniamo obbligati a entrare in campo quando riteniamo che ci sia uno stravolgimento delle regole fondamentali della Costituzione. A questo punto abbiamo assunto una linea e l'abbiamo verificata attraverso, noi avevamo il congresso quest'anno, abbiamo fatto i congressi di tutti i comitati provinciali, di tutta Italia, 110, nei quali si è discusso anche di questo. Alla fine tutto questo è culminato in una discussione di 3 giorni a Rimini del congresso nazionale, al termine della quale abbiamo fatto quello che si fa in democrazia.
Non conosco un altro sistema per misurare le maggioranze, la volontà, eccetera, che quello del voto. Abbiamo votato 347 voti, hanno detto no, siamo per il no, e tre si sono astenuti. Questo è il rapporto. Dopodiché abbiamo detto tutti hanno diritto, lo abbiamo scritto in un nostro documento, tutti hanno diritto di essere di parere diverso. Per favore, non facciano atti clamorosamente contrastanti a quello che è la linea che è stata approvata, ma sono liberi di votare, esprimere le proprie opinioni ed altro. E questa è la linea che stiamo seguendo ed è la linea che invano si cerca di mettere in discussione anche da una certa stampa che fa la conta. Ecco, io ve la faccio subito la conta. Tre che si sono astenuti, quindi non ci sono nemmeno tre voti contro, che si sono astenuti, rappresenterebbero proporzionati ai 124.000 iscritti, rappresenterebbero mille, sarebbero delegati di mille persone. Mille persone, se volete, ve le ammetto, possono esserci mille che hanno parere diverso contro 124.000. Quelli sono liberi di esprimersi come vogliono, ma viva Dio, abbiamo deciso così. E in quel congresso il presidente che si era assunto la responsabilità di guidare in quei congressi questa linea è stato rieletto all'unanimità, senza un voto contrario. Non ci addentriamo nelle percentuali del PD a proposito del sì e del no, non abbiamo, questa le evitiamo. Presidente, abbiamo anche al nostro interno persone che invece platealmente lo dicono, diciamo, quindi bene, bene. C'è a questo punto che il clima mi pare si sia decisamente rasserenato, una domanda che viene spontanea, ma c'è stato un eccesso di drammatizzazione del confronto fra il sì e il no alla riforma costituzionale? Sempre, lo cito ancora, Napolitano ha usato la parola guerra più volte, deprecando il fatto che ci fosse un clima di guerra intorno al referendum. Non so poi tra i cittadini che sono preoccupati per le banche, per le questioni del terrorismo, dei flussi migratori, delle guerre alle nostre porte, del lavoro, dicono in coro in tanti, quanti la vivono come la questione cruciale? Non sarete soltanto voi addetti ai lavori a viverla così. È davvero È verosimile che sarebbe una catastrofe, centinaia di migliaia di posti di lavoro, perduti, dice la Confindustria, sarebbe una catastrofe se vincesse il no per l'Italia? Non so quale delle tre domande parto, C'è stata una drammatizzazione? Io credo che si debba essere molto franchi tra di noi. Io per primo ho sbagliato a personalizzare, l'ho detto. Quindi da questo punto, che applaudi mentre sbaglio. Ah, è dell'Ampi. Mi piace il clima, sorridente di stasera, sono felice di questo. Però attenzione, è un passaggio tremendamente serio. Perché l'occasione del referendum costituzionale non ricapita per i prossimi vent'anni. Quelli, per carità di Dio, potete fidarvi di chi vi dice che faranno una bella bicamerale come quelle del passato, tanto ne hanno fatte poche in passato. Ma l'idea di fondo è che il passaggio della riforma costituzionale è un passaggio cruciale. Guarda Carlo, io avrei tutto l'interesse a far la parte di quello che dice guardiamo le cose fatte in questi due anni. Belle? Sì, arrivo subito. Se ci in questo paese, in questi ultimi due anni, ci sono più diritti per tanti e per tutti. E se due persone. Buono, ci penso io. No, tranquillo. No.
Io credo che la nostra funzione sociale di permetterle di sfogare la sua rabbia così, spero che sia servita. Le auguro di avere la possibilità di prendersi una buona camomilla all'uscita della festa. Il punto è uno. Il punto è uno. Andatelo a dire. Andatelo a dire che ci sono meno diritti a due persone dello stesso sesso che per 10 anni sono state prese in giro dal Parlamento italiano. Andatelo a dire a chi di voi parla di lavoro, perché io non vi... Perché io non consento a nessuno di venire a raccontare barzellette. La legge 167 del 97, lo sa bene Smuraglia, era presidente della Commissione Lavoro, l'ha fatta al centro-sinistra. È una legge che ha portato più precarietà, purtroppo. È una legge a cui non è seguito un progetto di vita per le giovani generazioni. E se ci sono oggi 585.000 posti di lavoro in più, di cui l'80% a tempo indeterminato, dovete dire grazie a chi ci ha creduto. Perché ve lo dico con affetto, amici dell'Ampi, compagni del... non dell'Ampi, chiedo scusa, perché poi nell'Ampi ci sono posizioni diverse su questo. Ma chi di voi pensa che a forza di urlare che ci vuole più sinistra, più sinistra, più sinistra, si va a finire come è successo con Bertinotti, quando sono andati a casa i governi dell'Unione? Si mandano a casa i nostri e si apre la strada alla destra, pensateci. Tornerei al referendum. Torniamo al referendum. Scusate. Fatemi capire, il dibattito può essere democratico finché diciamo le cose sulle quali siete d'accordo. Io penso che la democrazia sia esattamente questo. Smuraglia ha detto una cosa e termino su questo a proposito dell'AMPI. E io vorrei dargli atto, al di là delle percentuali che ovviamente riguardano l'AMPI, io non le so e non ho motivo per dubitarne. Conoscendo il rigore di Smuraglia ci saranno sicuramente fior di verbali. Però c'è un passo che voglio dire a tutti e ciascuno, proprio per la stima che noi abbiamo nei confronti dei partigiani. Così come è legittimo e da parte nostra doveroso rispettare il fatto che l'AMPI abbia fatto una scelta che noi possiamo non condividere, ci sono decine di partigiani che in piena libertà e nel rispetto dell'AMPI hanno scelto, pur provenendo da tradizioni profondamente diverse, di votare sì. E vorrei che per tutti, non cito Francesco Innamorati, Renato Tattini, Attilio Martino, Teresa Vergalli, fatemi dire un nome, non fischiate neanche gli altri partigiani, perché non vi è consentito di fischiare persone che hanno combattuto per la libertà. Voglio finire su questo, c'è un uomo che io voglio citare qui in terra emiliana, perché è un uomo che ha sempre detto cose non positive di me. Ha detto a me, non ha mai votato per me. Ha detto a quel Renzi lì, insomma. Però siccome è un uomo a cui i Modena City Ramblers hanno dedicato una canzone che io facevo sentire agli scout, quando andavo in flanco di scout, vorrei che qui ricordassimo il 97enne Germano Nicolini, comandante Diavolo, che ha scelto di votare sì al referendum e che merita la stessa stima di chi voterà no, perché altrimenti non siamo seri. Vorrei un applauso anche per lui. Volentieri. Vorrei tornare su un argomento referendario che Matteo Renzi ha toccato di striscio prima, dicendo quando devi fare tanti compromessi parlamentari per portare a casa un risultato, alla forma non puoi badare più che tanto. Ora io questo pomeriggio, come faccio quasi ogni volta che passo da Bologna, sono andato a trovare Romano Prodi e naturalmente rispetto il suo totale riservo sulle scelte che compirà a proposito del referendum. Ma voglio citare invece il professor Paolo Prodi, suo fratello, illustre storico, il quale ha adoperato un'espressione curiosa a proposito della riforma costituzionale
costituzionale, ha detto che la riforma è un bitorzolo che cresce sulla Costituzione e che quel testo è incomprensibile come certi bugiardini dei farmaci. Io vorrei chiedere a entrambi se davvero in materia costituzionale la forma tutto sommato sia superflua, secondaria o non sia anche sostanza. È la penultima, ce n'è ancora una. La forma nella Costituzione ha un'importanza tale che quando fu approvata la Costituzione italiana vigente si ritenne allora di chiedere di rivederla dal punto di vista letterario a uno dei più importanti letterati, Concetto Marchesi, che la rivista e la Costituzione è leggibilissima, chiarissima, come diceva Calamandrelli, le Costituzioni dovrebbero essere scritte sulla pietra in modo che siano comprensibili per chiunque. Però la forma a un certo punto diventa anche sostanza, perché quando a un certo punto si legge nella riforma costituzionale, famoso articolo 70, se volete ve lo leggo, e così ci divertiamo insieme. Vogliamo finire prima delle 11. Capisce che non è una questione di forma. Se a un certo punto si dice, in quella che dovrebbe essere la carta di tutti, come votano la legge secondo quello che è prescritto nell'articolo tale, comma tale della legge tale, comma tale dell'altro, eccetera, il cittadino non è in grado di capire, e questa è una forma di sostanza, perché la Costituzione deve essere fatta di parole, diceva giustamente Calamandrelli, scolpite nella pietra, chiare, chiunque ci si deve poter riconoscere, perché la casa è il documento di tutti. Per chi ama la lettura dei lavori dell'Assemblea Costituente e del dibattito immediatamente successivo, ci sono almeno una dozzina di interventi da Costantino Mortati, ma potrei fare un elenco enorme di persone che si lamentano di come è scritta la Costituzione del 48 e poi del 47. Ce ne sono dozzine. Allora il dibattito, c'è un carteggio che produrrò in via riservata per le mie brevi al presidente Smuraglia, che sicuramente già lo conosce, in cui due autorevoli padri della patria ritengono il modo con il quale è stata scritta la nostra Costituzione assolutamente improvvisato, virgolette. Detto, non lo sto mica dicendo io, sto citando, così almeno potete evitarmi questa parte. C'è un passaggio peraltro, la stragrande maggioranza degli articoli non l'ha scritta Concetto Marchesi, ma l'ha scritta il centro-sinistra del 2001, perché la riforma è essenzialmente verte sul tema del titolo quinto. Vengo però al punto dell'articolo 70, perché sembra che sia il problema. Ripeto il concetto, se si va in Parlamento, il Parlamento può accadere che il Parlamento modifichi, e se si crede alla democrazia e all'articolo 138 della Costituzione, si pensa che quello sia un fatto positivo, non negativo. Ma cosa cambia con l'articolo 70 in Italia? Che prima, se vincerà il no, continueremo a avere una Camera di 630 deputati e un Senato di 315 più 5 senatori a vita, che faranno unicum nei paesi forti, grandi, occidentali, tutte e due la stessa cosa, che daranno tutti e due la fiducia al governo unico di tutte le grandi democrazie occidentali, e che produrranno, certo può andare bene, il Parlamento più numeroso e più costoso della storia repubblicana. Se passerà il nuovo articolo 70, che è comprensibile, ma evidentemente nel momento in cui disciplina le forme diverse, perché non sempre il Senato viene chiamato in causa, viene chiamato in causa soltanto in alcune circostanze, e quindi la Costituzione, a differenza del bicameralismo paritario che fanno le stesse cose, deve dire in questo caso cosa succede. Se accadrà questo, ci sarà un Parlamento che è fatto da una Camera che dà la fiducia, 630 deputati, un'Assemblea che rappresenta i territori come in Francia e come in Germania, avremo qualche politico in meno e avremo, lasciatemelo dire, un sistema che sia molto più semplice. Ora,
venire a dire che la questione di fondo non è più la grave carenza di democrazia espressa dal subcomandante Renzi, ma essere soltanto un problema stilistico, mi sembra che ci permetta di dire che oggi abbiamo fatto un passo avanti dalla crisi della democrazia alla crisi della grammatica o dell'ortografia. Anch'io credo che stasera abbiamo fatto un passo avanti, ma proprio per questo, nell'ultima domanda che vi rivolgo, prima a Smuraglia e poi a Renzi, voglio evocare un non detto che temo volteggi su queste nostre feste, su questi nostri incontri di popolo democratici, ed è il ricordo di una cifra della quale si è ragionato molto poco, che è la cifra dei partecipanti al voto delle ultime elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, novembre 2014, 37,7% di partecipanti. Un'altra cifra voglio darvi, perché mi ha molto colpito leggerla. Nel 1976 in questa regione aveva votato il 97,2% dei cittadini aventi diritti, cioè è stato un crollo del 60%. Quelli erano i tempi dei 63 governi, dei governi che duravano meno di uno all'anno, ma erano anche tempi di grande partecipazione nei partiti di massa, erano anche tempi di crescita economica e di lotte sindacali e di lotte per i diritti. Non è che questa politica decisionista che per farsi propaganda diventa antipolitica e parla male delle poltrone che occupa necessariamente, incentivi paradossalmente senza volerlo i cittadini a dire mi distacco, non mi interessa più, non voto più. Io credo che siamo arrivati a un punto fondamentale su cui bisogna riflettere, perché si parla anche in occasione di questa riforma dei costi della politica. E sta bene, io potrei dire ci sono tanti costi che bisognerebbe diminuire. Ho visto tre persone degnissime essere chiamate per la spending review e non ho capito quali conclusioni siano state tratte poi dai loro importanti lavori, e accanirsi sulle spese della politica mi sembra un tantino populista, un tantino propagandista. Non mi sembra che sia. Io mi accanirei piuttosto sui costi della cattiva politica, non i costi economici, ma i costi sul cittadino. Il cittadino che vede 275 parlamentari in pochi mesi cambiare casacca si allontana dalla politica. Il cittadino, il quale pensa che suo diritto esercitare la sovranità popolare, per esempio formulando proposte di iniziativa legislativa è consentito dalla Costituzione, e le vede arenarsi poi in Parlamento, se guarda questo progetto di questo testo di riforma ci scopre che non solo non si è deciso qualche cosa di certo, cioè per esempio il Parlamento su una proposta di iniziativa parlamentare deve decidere entro 70 giorni, non si dice per esempio per le leggi che interessano il governo, ma si dice qualcosa di peggio, e cioè tanto per incoraggiare i cittadini, se prima occorrevano 50.000 firme, adesso con questa legge ce ne vogliono 150.000. Qualcuno mi deve spiegare come si fa a incoraggiare la partecipazione aumentando il numero delle firme. Non lo capirò mai. Adesso lascio l'ultima parola, come è giusto che sia, al segretario del Partito Democratico. Lasciatemi soltanto dire che ho avuto... La domanda è questa, è la stessa. Volevo soltanto, accomiatandomi anch'io, constatare come le differenze anagrafiche in questo confronto siano evaporate e come
Bologna abbia dato un'altra prova di passione e di civiltà democratica di cui possiamo essere orgogliosi. Prego. Il tema che pone Lerner, che prende l'applauso di una parte di voi su questo, è molto più di una domanda. È una riflessione di una parte della nostra, posso dirlo, della nostra famiglia, del nostro mondo. È anche un'accusa molto civile, garbata, educata, che in tanti mi fanno. Non starai rischiando di rincorrere un po' troppo l'antipolitica per cercare di portarla con te al punto quasi banalizzo e brutalizzo il tuo ragionamento da farti ricatturare? Io voglio prenderlo sul serio. Perché fuori da qui c'è un continente che con l'antipolitica sta rischiando grosso. In Austria il 4 dicembre si vota sulle elezioni presidenziali con un candidato che è un bel problema. In Germania, nella regione da cui proviene Angela Merkel, il primo partito è il secondo partito è Alternative für Deutschland e ha superato la Merkel. È come se in Toscana un movimento quasi neonazista avesse più voti del PD. In Francia si vota a maggio e la preoccupazione di quello che farà la Le Pen non è banale. Mi fermo a questi tre paesi perché non voglio abusare. Allora, il ragionamento che fa Lerner è molto corretto per una parte di me. Io non lo condivido, perché più che una domanda è un ragionamento. Io credo che noi abbiamo un problema, e cioè che di fronte alle difficoltà, ai costi, non della democrazia, ma della cattiva politica, o noi diamo un segnale, o noi veniamo travolti. Dirlo, vi prego, è un ragionamento fatto veramente con il cuore, anche nel rispetto delle altre posizioni. Dirlo non è il tentativo di strappare un facile applauso nelle trasmissioni demagogiche o nei talk show dove si fa chi grida più forte, perché noi abbiamo la responsabilità di governare, ma è un dovere morale in questa fase non consegnare pezzi interi di paese a una deriva demagogica e qualunquista che rischia di far male anche nel nostro paese, lo stiamo vedendo anche in alcune amministrazioni locali. Allora, dire che il tema dei costi della politica, come ha fatto bene Stefano Bonaccini come prima conseguenza dell'alta astensione, lo imbracciamo noi per primi e non lo lasciamo agli altri, come imbracciamo noi all'articolo 97 della Costituzione, se passerà sì, il tema della trasparenza, come imbracciamo noi il tema della partecipazione popolare, perché caro Presidente Smuraglia, è vero che portiamo da 50.000 a 150.000, ma non puoi dimenticarti di dire che a differenza della Costituzione vigente, le proposte di legge popolari che raggiungono il quorum delle firme avranno il Parlamento costretto a discutere, cosa che prima non era, e che sia detto en passant, era una, se vuoi ti do la parola, era una delle proposte, non di Smuraglia o di Renzi, ma di Beppe Grillo nel Vaffa Day della Costituzione. L'aveva detto qui a Bologna. Allora, il punto è che trovare il giusto equilibrio tra politica e antipolitica non è facile. Però io ve lo dico con il cuore in mano. Quando tu hai la generazione dei politici di prima che si porta a casa due, tre vitalizi mentre noi facciamo fatica a trovare i soldi per le pensioni minime, questo ti crea un problema. Quando tu hai un sistema in cui il costo del Parlamento italiano è più alto di tutti gli altri parlamenti europei, hai un problema. E quando tu, lasciatemelo dire anche questo, utilizzi i rimborsi dei gruppi al Senato, che prendiamo anche noi del PD, ma come fa Beppe Grillo, dandoli a una società privata che gestisce la propria struttura di comunicazione e che si lega con un contratto privato al sindaco eletto di un'importante città italiana con la penale da 150.000 euro, ti rendi conto che hai un problema da affrontare. La Costituzione non ha questo come elemento chiave.
la riforma non ha questo come elemento chiave. L'elemento chiave è rendere questo paese più semplice, perché noi abbiamo stima e rispetto per i nostri padri, ma vogliamo ascoltare anche i nostri figli e le loro ambizioni e le loro esigenze e le loro ansie e i loro sogni. Lo vogliamo fare però, e chiudo ringraziando, assicurando tre cose. La prima, lo dico all'Ampi e al suo presidente, questo governo è orgoglioso di aver messo più soldi di qualsiasi altro governo degli ultimi 30 anni per la tutela e la difesa della nostra memoria. Ne è testimone Carlo Smuraglia, perché abbiamo lavorato con lui, e non soltanto con lui, anche con le altre associazioni partigiane, con la federazione, e nel mio cuore c'è il 70esimo vissuto a Marzabotto con Ferruccio e gli altri eredi di quella battaglia, perché voglio garantire che comunque la pensiamo sul referendum costituzionale, quei valori sono anche i nostri. Secondo punto, lo dico a Gadlerne, che tiene viva, al di là della sua nota e evidente esperienza comprovata di professionalità giornalistica, anche una memoria insieme ad altri, non da solo, che è quella dell'Ulivo. Io ho apprezzato la volée, il gesto tecnico di citare Paolo Prodi. Vorrei dire a Gad Lerner con amicizia e stima che quando Arturo Parisi illustra le ragioni del sì al referendum, le fa collegandole al disegno originario dell'Ulivo. Poi può succedere che ci sia nel nostro partito chi, dopo aver tramato per anni per mandare a casa Prodi e per bruciare l'Ulivo, oggi faccia finta di essere quello che difende l'Ulivo. Se ci credono loro, contenti loro, contenti tutti. E l'ultima cosa la dico al PD. Vorrei ringraziarvi di cuore per la qualità dell'accoglienza, anche se non ne ha bisogno, perché Smuraglia è a casa sua, e a casa sua si deve sentire oggi, ieri, domani e sempre, perché questa, quella del PD, è sempre la casa dell'Associazione Nazionale dei Partigiani, anche quando, come l'abbiamo dimostrato, siamo in profondo vivo e vibrante disaccordo. Ma c'è un punto che voglio dire al PD: ci aspetta, riprendo le parole iniziali di Smuraglia, una grande battaglia democratica, perché il referendum è una straordinaria opportunità. Noi abbiamo preso 500.000 firme, più di 500.000 firme, questo per dire che quelli che ci dicono che noi siamo quelli di Confindustria sono gli stessi che poi non sono riusciti a trovare le firme per il no. Per il sì le firme le abbiamo trovate con il nostro popolo. Voglio dirvi, per favore, con il cuore in mano, andate incontro alla gente, parlate con le persone, rispettate chi vota no, perché chi vota no è italiano come noi e ha la nostra stima e amicizia. Ma e che ho detto di male? Ho detto, sto dicendo di aver rispetto. Che vi ho detto di male? Datevi una minima, un minimo sentimento di buona fiducia anche nei confronti degli altri. Non sono tutti complotti, amici e compagni. Andiamo ad affrontare la campagna elettorale con il sorriso sulle labbra e con il gusto di chi ama la politica. Meno politici, più politica.